Convegno sulla coltivazione idroponica, un sistema alternativo di coltivazione da applicare nei terreni e nei territori in cui è divenuto impossibile coltivare ortaggi e frutta a causa dell'elevato tasso di inquinamento. L'incontro è stato voluto dai componenti del Movimento 5 Stelle di Napoli, la cui referente è Tina Formisano, con l'obiettivo di mostrare un nuovo modo di fare natura e superare la crisi. All'evento era presente Vincenzo Barbato, esperto di cultura idroponica. Oggi è molto facile allestire un impianto idroponico in casa. I sistemi sono facili da usare ed economicamente vantaggiosi. Per la coltivazione idroponica si intende la crescita di piante fuori il suolo, ovvero in substrati inerti come argilla espansa, perlite, lana di roccia. La coltivazione idroponica è molto usata perché riduce i tempi di crescita rispetto alla coltivazione in terra. Con un po' di attenzione si riesce ad avere un maggiore controllo sui valori nutrizionali e l'ossigenazione delle piante. Questo sistema rivoluzionario è un kit di giardino interno verticale che permette di crescere per tutto l'anno in quasi tutte le finestre. Consente alle piante l'utilizzo della luce naturale della finestra, il controllo del clima del vostro spazio vitale e organico e la terra liquida. Un modo nuovo per rispettare la natura ed evitare la contaminazione attraverso i terreni inquinati che stanno rovinando la salute pubblica. Insieme al Movimento 5 Stelle avevamo pensato di realizzare un impianto di irrigazione idroponica, progetto pilota, in questo caso preso dal sito windowsfarm.org, una cooperativa non profit, per diffondere innanzitutto, come tu stessa hai menzionato, l'idea che è possibile riqualificare, tra virgolette, il nostro territorio, quindi garantire una coltivazione sostenibile ed ecologica alle persone, garantendole anche la massima qualità, visti i pregi che ha questo tipo di agricoltura, e la massima efficienza a livello energetico e anche a livello di spazio. Quindi possiamo passare anche a mostrare questo progetto che volevamo realizzare. In particolare l'interesse del movimento Zeitgeist è quello non solo di dimostrare che è fattibile commercialmente, a livello industriale già realizzato ampiamente questo progetto, ma noi volevamo portare alle persone, in particolare istituzioni e scuole, questo esempio, questo progetto che può essere tranquillamente trasportato, per dimostrare che un'alternativa sostenibile esiste, non solo per il nostro paese, non solo per il nostro continente, ma anche nei paesi meno abbienti, dove popolazioni muoiono per cause che secondo noi sono del tutto sconsiderate e criminali, direi.